confronto schietto e sincero, un dialogo aperto e diretto. Papa Francesco sul volo di ritorno dall'Egitto risponde alle domande dei giornalisti sui temi più caldi che agitano il mondo e il suo cuore di pastore. È soprattutto la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti a preoccuparlo. Ecco il suo invito a percorrere la via della diplomazia. Ma la strada è la strada del negoziato, la strada della soluzione diplomatica. Questa guerra mondiale a pezzi, della quale vengo parlando da 2 anni fa più o meno, è a pezzi, ma i pezzi sono allargati e anche si sono concentrati. No? Si sono concentrati in punti che già erano caldi, ma perché questo dei missili nella Corea è da un anno lungo che si sta facendo, ma adesso sembra che la cosa si è riscaldata troppo, no? Fermiamoci, cerchiamo, no? Cerchiamo una soluzione diplomatica. E lì credo che le Nazioni Unite hanno il dovere di riprendere un po' la sua leadership, perché si è inacquata un po'. Diplomazia da rilanciare anche in Venezuela, paese amato da Papa Francesco e caduto in una spirale di violenza, ma per il quale non bisogna lasciare nulla di intentato. Muoversi come la Santa Sede ha fatto, mantenendo la riservatezza anche per Giulio Regeni, il giovane ricercatore trovato senza vita in Egitto e per il quale i genitori avevano chiesto l'intervento del Papa. Il pontefice ancora una volta poi torna sull'Europa e sul rischio di populismi demagogici. È vero che l'Europa è in pericolo di sciogliersi. Questo è vero. C'è un problema che spaventa l'Europa e forse alimenta il problema delle migrazioni, no? Questo è vero. Ma non dimentichiamo che l'Europa è stata fatta dai migranti, eh? Secoli e secoli di migranti. Siamo noi, ma è un problema che si deve studiare bene. Sulla condizione dei migranti Papa Francesco si sofferma per denunciare il rischio di relegarli in una sorta di prigione, un lager dove non fare nulla e dove è impossibile creare integrazione. Ci sono campi di concentramento, campi di rifugiati che sono veri campi di concentramento. Lei pensi cosa fanno la gente che è chiusa in un campo e non può uscire? Lei pensi cosa è successo nel nord Europa quando volevano crociare il mare per andare in Inghilterra? Sono chiusi dentro. Infine, il pensiero del Papa è per l'ecumenismo e sui passi avanti fatti in Egitto, frutto di un percorso personale di Francesco che in Argentina partecipava ai vespri degli ortodossi e alle loro cene di Natale. L'ecumenismo, afferma, si fa in cammino, con le opere di carità, con le cose da fare insieme quando si possono fare insieme. Un cammino nel quale poi si possono incontrare anche degli amici. Tawadros è un patriarca, un Papa che porterà la Chiesa avanti, è un uomo di Dio, è un uomo che quando era vescovo, lontano dall'Egitto, ma andava a dare da mangiare agli disabili, un uomo che è stato inviato in una diocesi con 5 chiese e ha lasciato 25 e non so quante famiglie cristiane con lo zelo apostolico. Salutando i giornalisti, Francesco ricorda il bene che si può fare con cronache, articoli e resoconti nell'aiutare la gente a non lasciarsi guidare verso disorientamenti che non aiutano.